ragazzi, come promesso vi faccio vedere il nuovo drone che ho preso. Nuovo, è sempre usato, però migliore di quello che avevo preso prima e che vi ho fatto vedere nell'altro video. Questo è un Bax 5V, l'ho già aperto, adesso vi faccio vedere. Il drone è questo, ha le luci LED per la visione notturna, telecamera è orientabile dal joystick, si orienta sopra e sotto. Questo è il joystick, un comando, il controllo, chiamatelo come volete, con le due antennine per aumentare la potenza del segnale. Le due batterie di ricambio, due caricatori che adesso ho lasciato in casa. Questo ha la GPS, quindi ha la ricerca del segnale GPS con i satelliti. Questo tastino qua, mi alza. Questo tastino qui appunto per i satelliti, vari comandi, acceso e spento. Qui ti dà, qui c'è l'altitudine, la distanza, sopra l'altitudine, sotto la distanza, e in questo caso la batteria non c'è del drone, mentre questo joystick è carico. Poi cosa abbiamo? Abbiamo il posto per il cellulare, dove ci si mette appunto il satellite e si vede appunto tutta la piantina. Ha anche il seguimi, ha il ritorno automatico alla base, sia quando la batteria è scarica sia quando supera il limite della distanza. Questo mi hanno detto che tira intorno ai 1000 metri di lontananza e 200 metri di altezza. Io sono arrivato fino a 150 di altezza e intorno ai 200 di lontananza, anche perché poi non prende più il segnale video, quindi non registra. E dopo vi faccio vedere il drone in uso, cioè lo accendo e lo faccio partire. Vedo di fare anche una panoramica da sopra del mio camper. Ok, a dopo. Prima bisogna farlo girare un po' così e poi così, perché diventano le luci gialle e rosse. Dobbiamo programmare il telefono, andare sulla sua app, cercare Bax 5. Questo, dagli il go, next, click, e abbiamo già l'immagine. Questo qua è la piantina del satellite, dove come si fa a tirare su, non mi ricordo più. Mettiamo il satellite, se va mettiamo il satellite, se non va, non va oggi. Dovete dovrebbero esserci già. Aspetta, dico io quando andare. È diventato verde e rosso, quindi ok, è pronto. Dobbiamo aspettare i satelliti. Questi sono i satelliti, adesso sono 7. Quando ce ne sono 9 o 10 si può partire. Ok, andiamo.